Ciao ragazzi e bentornati anche oggi sul canale. Oggi una puntata a cui tengo molto perché è una puntata dove si mette a frutto tutto quello che ci siamo costruiti nel laboratorio, perché è vero, una delle mie passioni è crearmi un posto dove riesca poi a lavorare in tutta serenità e che mi metta di buon umore, però è vero che poi bisogna creare qualcosa. Oggi, come vi dicevo, grazie soprattutto all'aiuto prezioso di Antonio, comandante di una bellissima imbarcazione in legno che sta ristrutturando, il quale mi ha dato quello che andava altrimenti al macero, e cioè dei bellissimi pezzi di mogano. Me ne ha dati talmente tanti che probabilmente li vedrete in vari miei progetti. Il primo però sicuramente è questa scacchiera che avete visto nel titolo, scacchiera che poi in verità io utilizzerò come dama. Per le parti scure, quindi, come detto, utilizzerò il mogano, mentre per le parti chiare l'unica cosa che sono andato a prendere, perché non avevo, è del frassino. Il frassino lo trovate abbastanza economico ed è un legno abbastanza duro che può essere associato tranquillamente, dando un bel contrasto al mogano di qui sopra. Comunque, come al solito, bando alle ciance, andiamo con la sigla e poi cominciamo. Thank you.
Allora, ragazzi, manca davvero soltanto la finitura, per cui apriamo una piccola parentesi su quello che ho scelto per andare appunto a concludere questo lavoro. Allora, innanzitutto devo dirvi che inizialmente avevo fatto un paio di prove per utilizzare lino cotto o crudo. Perché uno di questi due? Perché sono oli essiccativi, per cui lasceranno una piccola pellicola al di sopra del legno che l'andrà a proteggere. Non ha senso utilizzare, secondo me, oli del tipo paglierino, olio rosso, perché come vi ho raccontato nel video in cui parlo degli oli, e vi lascio il link sia qui sotto che qui in alto nelle schede, quelli sono oli che vanno a ravvivare il legno, ma non sicuramente a creare una pellicola per appunto proteggerlo. Questo essendo una dama e quindi dovendo muovere qua al di sopra le pedine, andrebbe probabilmente col tempo a rovinarsi. Ovviamente è un olio, quindi andrà rinnovato magari di tanto in tanto. Comunque, come vi dicevo, ho testato questi due oli che avevo in laboratorio, cotto e crudo. Il risultato, ora da lì magari non lo noterete, è similare e comunque abbastanza brillante, quello che cercavo. Alla fine la scelta era caduta sul classico olio di lino cotto, perché comunque, anche essendo più denso e quindi penetrando meno nel legno, mi offriva una maggiore protezione. Tuttavia, al photofinish ho deciso di cambiare idea. Perché? Perché ho deciso di provare un prodotto non specifico per questo utilizzo, ma che si può usare tranquillamente, ed ero curioso di vedere come avrebbe reso. Parlo di questo prodotto qui. Questo è un composto di oli e cere, oli completamente vegetali. Questo è indicato, vi lascio comunque il link qui sotto, per andare ad esempio a finire taglieri o comunque oggetti in legno che andranno a contatto con il cibo. Logicamente non è il caso di questa scacchiera o dama che sia, però sicuramente la finitura è davvero ottima. Ve lo dico perché l'ho testato anche lui e da questo lato effettivamente c'è questo composto qui che alla fine risulta essere una cera. Ora vi faccio vedere, come vedete è una pasta. Mentre da questo lato c'è l'olio di lino cotto. Io spero che riusciate ad apprezzare a video il fatto che da questa parte, oltre a essere più lucido, e questo forse lo potete notare, vi assicuro che è decisamente anche molto più bello al tatto. Non vi dico che è setoso, ma sicuramente molto più morbido che non semplicemente la patina lasciata dall'olio di lino cotto. Questo è dovuto al fatto che all'interno comunque c'è della cera. Guardate su questa pedina come fa risaltare le venature del mogano e come rifinisce in modo secondo me veramente eccezionale qualsiasi cosa su cui venga dato. Il barattolo in vendita è davvero piccolino, perché se guardate le dimensioni di quello che può essere un barattolo di olio di lino cotto con ad esempio questo, è davvero piccolo, ma non ne serve una grande quantità. Per stenderlo basta utilizzare un qualsiasi panno, se lo utilizzate di lino evitate pelucchi dappertutto, e dopo un'ora che lo avete steso ripassate magari con un panno asciutto e pulito per togliere gli eccessi. Perché questo dopo un'ora? Per il semplice fatto che in quest'ora la parte di oli vegetali che c'è all'interno riesce a penetrare il legno, per cui riusciremo ad avere una finitura cerata, però anche a proteggere all'interno il nostro legno. Ovviamente se ne possono dare più mani, io probabilmente ne darò un paio. Comunque adesso cominciamo così vediamo effettivamente la resa finale. Prima di cominciare però vi ricordo di seguirmi anche sui social, perché se effettivamente così già state facendo, sapete che finalmente mi sono fatto arrivare un bellissimo timbro a fuoco, per cui giro la scacchiera dama e vado subito a mettere il mio logo. Thank you.
Molto bene, quindi dopo due mani, ma in verità la prima è stata veramente leggera, ne bastava soltanto una e vi devo dire la verità, non ho consumato neanche molto di quel barattolo, ne è bastato davvero poco, il risultato è veramente eccezionale, almeno a me soddisfa moltissimo. Come primo esperimento su una cosa di questo genere, devo dire che sono davvero contento. Unica accortezza che vi do, nel momento in cui vorrete andare a replicare eventualmente questa cosa, il disegno che ho fatto qui sopra tramite la fresa che mi avete visto fare, fatelo molto sottile come ho fatto io, perché altrimenti nel momento in cui andate, ad esempio, appunto a fare la dama, questo rischierebbe di cascare. Quindi piuttosto fate un disegno incavato. In un prossimo futuro, se ne farò altri, magari proporrò questa soluzione. Adesso l'unica cosa che resta da fare, onestamente, è giocarci. Matto!